Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. Argomento: attenzioni per i protestanti. Ehi, sono quasi dei cattolici. 16 ottobre. L'inserimento di un capitolo intitolato Il popolo di Dio nel De Ecclesia fu opera del cardinal Sunens. Seguendo un'idea di Monsignor Phillips di Louvain, egli aveva fatto in modo che si evitasse l'espressione membro della Chiesa. Per poter inglobare in questo popolo di Dio tutti i cristiani, quelli che sono membri della Chiesa cattolica e quelli che non lo sono, ossia i protestanti. L'espressione popolo di Dio era stata rigettata dal cardinale Ottaviani e dalla sua commissione teologica preconciliare. Il 24 ottobre, in aula, il cardinale Siri prosegue questa critica. Un capitolo distinto può lasciare intendere che il popolo di Dio possa sussistere e compiere qualcosa anche senza la Chiesa. Addirittura. Questo contraddice l'insegnamento secondo cui la Chiesa è necessaria alla salvezza. Allora, l'ecumenismo coi protestanti, il filoprotestantesimo, è ormai chiaramente uno degli obiettivi dei vescovi del Nord Europa. Per comprendere il gioco di parole tra popolo di Dio e membro della Chiesa, si può fare l'esempio applicando il concetto ad un'altra religione, per esempio il buddismo nepalese. Prima i fedeli erano membri del tempio buddista nepalese. Dopo, invece, i fedeli sarebbero un generico popolo di Buddha mondiale. Vi pare che i buddisti nepalesi la prenderebbero come una cosa seria? Oppure la prenderebbero come qualcosa che vuol far perdere serietà a qualcosa di serio? Altri esempi. I membri del club milanista Piazza Duomo sarebbero la stessa cosa del popolo del Milan italiano? Oppure, i cittadini tesserati del partito X sarebbero la stessa cosa del popolo degli elettori del partito X? Insomma, in questo gioco di parole c'è il progetto di farsi amici le autorità e i teologi protestanti. Ma non c'è alcuna serietà verso gli uomini comuni, né cattolici, né mondani, né protestanti. Argomento: di nuovo attenzione per i protestanti. Riduzione della Madonna. 3 ottobre 1963. Ben presto si presenta un altro problema, quello dell'opportunità di uno schema specifico sulla Vergine Maria, ossia a parte, separato. Così come era stato concepito dai teologi romani, lo schema provocava un male inimmaginabile dal punto di vista dell'ecumenismo. Rahner.
ecumenismo filo-protestantesimo. Non sarebbe stato meglio parlare della Vergine in un capitolo dello schema sulla Chiesa, cioè parlarlo dentro un altro documento? Così facendo si sarebbe data meno importanza all'argomento, cioè alla Madonna. È quello che propongono il Cardinal Frings, a nome di 65 vescovi germanofoni, Monsignor Leone, il Cardinale Silva e Monsignor Garrone. Di contro, il Cardinale Arriba y Castro, arcivescovo di Tarragona, a nome di 60 padri, 65 Frings, 60 lui, si oppone alla fusione dei due schemi. Il disordine è totale. Fra l'altro sono stati già diffusi diversi testi sostitutivi. Quello redatto da Dom Butler, superiore generale dei Benedettini inglesi, abbonda in senso ecumenico. Di contro, l'opuscolo redatto dai Serviti si oppone a quello dei due schemi riuniti. Il dibattito si accende per parecchi giorni. 26 giorni dopo, 29 ottobre, si vota per decidere se lo schema sulla Santa Vergine debba diventare un capitolo integrato nello schema sulla Chiesa. La risposta è sì. E anche su questo punto il Cardinal Frings e l'Alleanza Europea, i Vescovi del Nord Europa, riescono ad averla vinta per 17 voti. Di nuovo la preoccupazione di cosa possono pensare le chiese protestanti o riformate. Ma dalla parte dell'uomo comune, la Madonna era comunque un soggetto che ogni tanto veniva in soccorso a fare qualche miracolo, qualche apparizione. Per cui la figura della Madonna rientra nell'insegnamento dell'essenziale della religione su Dio che interviene a favore degli sfortunati. Ma mettere la Madonna in un capitoletto poi insegna anche ai preti a fare altrettanto. E così facendo si insegna indirettamente agli uomini comuni a vedere miracoli anche nel progresso medico, scientifico e tecnologico, inducendoli quindi a divinizzare queste scienze umane. Argomento: e i protestanti apprezzano il concilio. E Paolo VI risponde con una accoglienza imprudente. 17 ottobre. Noi facciamo veramente parte del concilio, Kreisgad, luterano, protestante, invitato al concilio. Il dottor Christen Kreisgad, osservatore luterano, invitato al concilio, si rivolge al Papa a nome di tutti i non cattolici, convenuti alla seconda sessione. Egli afferma di sperare che la luce diffusa da una teologia concreta e storica, e cioè nutrita dalla Bibbia e dagli insegnamenti dei padri, per padri intende i padri latini e padri greci dei primi secoli, e per Bibbia intende escludere gli insegnamenti della Chiesa Cattolica. Una teologia nutrita dalla Bibbia e dagli insegnamenti dei padri brillerà sempre più nei lavori del Concilio. Riconosce anche che un nuovo spirito ecumenico, filo protestante, si manifesta nell'aula. Il professor Kuhlmann, un altro protestante,
Da parte sua aveva confessato: «Ogni mattina sono sempre più sorpreso di vedere fino a che punto noi, protestanti, facciamo veramente parte del concilio». Vediamo ora cosa gli risponde Paolo VI. In risposta al dottor Christian Skisgad, il Papa Paolo VI dichiara di voler ricevere questi osservatori e invitarli nel cuore stesso della sua intimità. Ringraziandoli di aver risposto al suo invito, confida loro di non essere mosso da alcun preconcetto. Un vero cristiano non conosce immobilismo. Aggiunge e conclude: «Cosa c'è di più umano che rincontrarsi e ricominciare ad amarsi dopo tante dolorose polemiche?» Allora, certamente a Paolo VI interessava i rapporti con i protestanti. Ma dell'uomo comune? Anche ai protestanti ciò che interessava era di essere ascoltati dai cattolici. Ma di ciò che occorre all'uomo comune, come l'intervento di Dio verso gli sfortunati, l'identità dell'uomo trascendente la vita terrena, la parità dell'uomo comune con i potenti, eccetera, sembra non interessare nemmeno loro. Quale sarà stato l'effetto della super accoglienza e della super disponibilità di Paolo VI ai protestanti? Che alcuni vescovi cattolici si mettono a chiedere suggerimenti ai protestanti e questi suggeriscono di ridurre l'autorità del papato. Insomma, di rendere la Chiesa cattolica simile a quelle protestanti. 18 ottobre, il giorno dopo. Il cardinale Bea dà un ricevimento per gli osservatori e gli invitati non cattolici. Egli approfitta di questa occasione per sollecitare le loro critiche e le loro osservazioni. Assicura loro che si terranno in gran conto i loro suggerimenti e i loro desideri. Il capo della delegazione anglicana, protestante, John Moorman, confida al padre Radolf Wittgen, che dovrebbe essere un cattolico, che la via dell'ecumenismo, di questa unione tra cattolici e protestanti, sarebbe ampiamente favorita se la Chiesa cattolica sviluppasse il concetto di collegialità dei vescovi. Egli suggerisce di trovare un sistema perché i vescovi di tutto il mondo costituiscano col Papa un consiglio permanente. Cioè un consiglio permanente in cui c'è il Papa, ma ci sono anche tutti gli altri vescovi e insieme prendono le decisioni. Papa e 2000 vescovi. Visto cosa succede? Paolo VI vuole i protestanti nel cuore stesso della sua intimità e il risultato è il tentativo di mettere da parte il papato. E indagatore, qua c'è il prossimo video.